la lode del dubbio. Lodate il dubbio. Salutate serenamente e con rispetto chi come moneta infida pesa la vostra parola. Siate accorti, non date mai troppa fiducia alle vostre parole. Com'è bello scuotere il capo su verità incontestabili. Com'è coraggioso il medico che cura un ammalato senza più speranza. Il dubbio più bello però è quello di coloro che sono senza fede, che sono senza forza e che alzano il capo e dalla forza dei loro oppressori non credono più. Quanta fatica occorse per contestare questo principio e quante vittime costò. Com'era difficile accorgersi che le cose stavano così e non altrimenti. Ecco, un giorno un uomo scrisse queste verità con un sospiro di sollievo nel grande libro del sapere del mondo, e là nel libro a lungo starà dentro, e più generazioni di quelle verità vivranno quasi vedendo in esse una sapienza eterna. Pure potrebbe essere un sospetto, una nuova esperienza che quelle tesi scuotano, e allora il dubbio si desterà. E forse un altro giorno un altro uomo gravemente nel grande libro del sapere del mondo anche quelle parole cancellerà. Veramente al povero è difficile mettere in dubbio questo mondo. Madido di sudore si curva l'uomo che costruisce la casa dove non potrà mai abitare. Però madido di sudore è anche l'uomo che costruisce la propria casa, quella che invece abiterà. Solo coloro che non pensano, non dubitano mai. Splendida è la loro digestione, infallibile il loro giudizio. Non credono ai fatti, credono solo a se stessi. Se occorre, tanto peggio per i fatti. Una pazienza sconfinata l'hanno, ma soltanto per se stessi. E con costoro che non pensano e quindi mai dubitano, si incontrano coloro che invece riflettono sempre e non agiscono mai. Se dubitano questi, dubitano non per arrivare ad una decisione, ma piuttosto per schivare ogni decisione. Con aria grave mettono in guardia dall'acqua i passeggeri delle navi che affondano. Sotto l'ascia di un assassino si chiedono se anche lui in fondo non sia un uomo, e dopo aver rilevato che la questione non è chiara del tutto, vanno a letto tranquilli a dormire. Tutta la loro faticosissima attività consiste soltanto non nel dubitare ma nell'oscillare. Il loro motto preferito è: il caso resta aperto col tempo. Molto tempo, si vedrà.